Ecco una carrellata di alcune fra le principali manifestazioni di ottobre nel mondo food and beverage. C'è anche il turismo, come c'è anche il caffè. Nasce Argea, un superpolo per il vino italiano, e concludiamo con il big del beverage analcolico, acqua minerale San Benedetto. Oreca Short News è offerta da Recoaro, acqua brillante. Serena Wines, passione, tradizione e innovazione. Buongiorno e bentrovati, siete nelle Oreca Short News di Oreca Channel Italia. La puntata di oggi la dedichiamo agli eventi food and beverage che avranno luogo in questo mese di ottobre, un mese che vede Milano sulla ribalta con due appuntamenti top. Milano Wine Week dall'8 al 16 ottobre, una kermesse che accende i riflettori sulle più interessanti realtà vitivinicole italiane. Sempre nel capoluogo lombardo, poi Milano Golosa dall'8 al 10 ottobre, l'evento dedicato alle produzioni gastronomiche di eccellenza del nostro paese che festeggia la 10ª edizione. C'è poi anche un evento quasi vulcanico dal 7 al 10 ottobre a Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, la 4ª edizione di Eruzioni del Gusto, l'evento sull'enogastronomia e l'eccellenza delle terre vulcaniche. Sugli scudi anche il settore turistico con il TTG Travel dal 12 al 14 ottobre a Rimini Fiera, sempre a tema turismo e ospitalità, ecco Hotel 2022 dal 17 al 20 ottobre a Bolzano. Non manca il dolce con Euro Chocolate dal 14 al 23 ottobre a Perugia ed infine il caffè con Trieste Espresso Expo 27 e 29 a Trieste, l'evento di riferimento per i professionisti dell'industria del caffè. E a proposito di caffè, diamo spazio a un'indagine compiuta dall'Istituto Espresso Italiano, dove emerge una particolare tendenza legata al caffè. In Italia e nel mondo stanno prendendo piede le reinterpretazioni più svariate, specie fra i giovani consumatori, che si dimostrano più aperti alle novità e desiderosi di nuovi gusti e abbinamenti, come ad esempio una combinazione di caffè e spirits, bevande a base latte come frullati, milkshake, oppure caffè filtro alla modalità del tè. Insomma, si va alla ricerca di nuove esperienze sensoriali, nuovi visual per un maggiore coinvolgimento. E dalla bevanda più amata dagli italiani, il caffè, il 96,5% della popolazione tra i 18 e i 65 anni lo consuma almeno saltuariamente, passiamo al vino, anche questo un liquido molto apprezzato, per segnalare la nascita di Argea, il nuovo polo del vino da 420 milioni di euro. Ar come arte e Gea come terra sono i suoi elementi fondanti. Argea si pone tra i big player del mercato non solo per dimensioni ma anche per autorevolezza, cultura, capacità e visione. Pensato dal fondo Clessidra e condiviso da due grandi storici marchi del vino italiano quali Botter e Gruppo Mondo del Vino, Argea si dichiara pronta ad affrontare la sfida più impegnativa, ovvero portare la qualità del vino made in Italy nel mondo e competere con autorevolezza sui mercati internazionali, affrontando gli agguerritissimi e potenti big del settore. E concludiamo parlando sempre di beverage e di un grande gruppo italiano, Acqua Minerale San Benedetto, che si conferma leader nel mercato del beveraggio analcolico in Italia per il 7° anno consecutivo con il 17% del volume complessivo. Lo rileva Global Data, società internazionale di ricerca e consulenza di mercato specializzata nel mondo del beverage. Il gruppo Acqua Minerale San Benedetto conta 834 milioni di euro di fatturato consolidato, oltre 2.000 dipendenti, una presenza commerciale in oltre 100 nazioni, 7 stabilimenti in Italia e oltre 4,5 miliardi di bottiglie prodotte in tutto il mondo.